L'unanimità che ha segnato l'approvazione alla Camera dei mini bot è frutto probabilmente di sottovalutazione da parte di alcune forze politiche. In sé sono uno strumento per abituare le persone a veder circolare qualcosa che euro non è. La sua messa in votazione porta disturbo al mercato, ma per il momento è un atto senza alcuna ricaduta concreta. È questa la valutazione che Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica di Milano, che a Trento partecipa al Festival dell'Economia, dà sullo strumento dei mini bot. La mozione è una cosa che di per sé non ha nessun effetto legale, quindi l'impressione è che non ci sarà nessuna immediata conseguenza. È un segnale, credo che l'unanimità sia dovuta al fatto che forse alcuni che non sono magari tanto favorevoli all'idea del mini bot pensassero, non hanno letto bene, forse hanno sottovalutato alcuni pezzi della mozione, perché la mozione in realtà riguarda il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che senza dubbio vanno accelerati. Quindi vediamo adesso che succederà. Non mi aspetto niente di particolare, però comunque è un segnale che è stato dato. Secondo me l'unico motivo vero per cui si vogliono introdurre i mini bot è quello di cominciare a far abituare la gente ad avere in mano dei pezzi di carta che sembrano monete, che non sono monete in senso stretto, ma anche l'hanno detto anche quelli che hanno ideato questa cosa. Così ci si abitua e si sa qual è la direzione dove si sta andando. E a quanti gli chiedono se tra 2 anni l'Italia sarà ancora nella zona euro, l'ex commissario alla spending review del governo Letta risponde così. Sì, io credo di sì, però vediamo, credo che ci saranno tensioni. Una delle questioni grosse è se sia tecnicamente possibile uscire, perché molti esperti del sistema dei pagamenti dicono che in pratica è impossibile, bisognerebbe riscrivere il sistema dei pagamenti, cioè le transazioni elettroniche che si fanno quando si fa un bonifico fondamentalmente. E il sistema è scritto per funzionare in euro, scriverlo uno che funziona in parallelo in nuove lire richiede diversi mesi, quindi si passa alla fine non è uscito. Cottarelli non nasconde i suoi dubbi sulla risposta italiana ai richiami di Bruxelles sui conti pubblici e sulle concrete possibilità per il nostro governo di evitare le clausole di salvaguardia. Non so come faranno a far tornare i conti, anche la lettera di Tria, io non ho visto la versione definitiva, ma credo che quella parte sia rimasta immutata, conferma l'obiettivo di deficit indicato un mese e mezzo fa nel DEF, 2,1%. Come si faccia a raggiungere il 2,1% senza aumentare l'IVA e magari mettendoci anche tagli di tasse con la flat tax? Non lo so sinceramente.